Siamo a Grignasco, in provincia di Novara, nel nord Italia, e stiamo per entrare nello stabilimento di produzione della Guidi, un'azienda che ha festeggiato mezzo secolo di attività. Ma non ci occuperemo né del loro compleanno né della loro interessante relazione con l'arte. Oggi vedremo ciò che di solito non riusciamo mai a vedere. Ciò che stiamo per mostrarvi, beh, non è esattamente affascinante, ma è molto interessante. Guidi produce prese e scarichi a mare, valvole antiblocco, filtri di depurazione, raccorderia idraulica, tutti componenti che non abbiamo mai preso in considerazione, ma dai quali dipende la sicurezza della nostra imbarcazione e il funzionamento dei motori. Direi che vale la pena di esaminarli. Fin dall'inizio ho sempre fatto delle scelte che per me sono la base fondamentale. Ho scelto dei prodotti di prima qualità e ho sempre spinto per questo e tutt'oggi ancora è così. In azienda ho due figli che ho la fortuna di avere all'interno, quindi c'è una continuità per quanto riguarda l'azienda. Daniele è sulla parte, diciamo, delle controllo qualità, sostenibilità, che ci teniamo moltissimo. Alessandro invece la parte tecnica. Qui sono impiegate solo 30 persone, ma realizzano 4.200 diversi prodotti. Le fondamenta noi le abbiamo, è il prodotto e la qualità della Guidi che è sempre stata riconosciuta negli ultimi 50 anni e sarà sempre, e questa sarà la base di partenza. Poi noi abbiamo voluto con il party dei 50 anni della Guidi mostrare ai nostri clienti, ai nostri fornitori, ai nostri amici, ai nostri conoscenti cosa stiamo facendo. Questi prodotti dovrebbero essere guardati al loro interno perché la forma, la lavorazione, la finitura possono influire sui fluidi che li attraversano e quindi anche sul raffreddamento del motore. Pensate quanto è importante la loro progettazione e la loro lavorazione. Questi prodotti partono, come possiamo vedere qua, abbiamo un esempio, da barre trafilate o barre estruse. Queste barre possono essere in forma esagonale o tonda principalmente e le abbiamo sia in ottone che in bronzo. Con queste barre noi creiamo una parte dei nostri prodotti che possono essere la minuteria di articoli finiti come ad esempio portagomma o raccordi nipples doppi oppure dei componenti che vanno a completare altri prodotti che noi poi assembliamo. Oltre alla produzione da barra abbiamo anche la produzione da stampato o da fuso. Uno dei nostri investimenti futuri, che comunque abbiamo già in previsione, è l'aumento di queste macchine a produzione da carico con robot, per appunto riuscire ad essere più efficienti sia come consegna che come produzione. Il magazzino verticale che abbiamo inserito, che in realtà sono tre magazzini affiancati dell'altezza di circa 15 metri, come primo beneficio porterà quello di creare dello spazio, come secondo beneficio sicuramente ci darà un aiuto nelle spedizioni e quindi nell'essere più efficienti anche nella spedizione e ci darà un grande aiuto nella logistica perché veramente riusciremo a trovare i prodotti nel minor tempo possibile e a ritirarli in modo ordinato e molto più semplice. Quante volte vi è capitato di andare ad aprire un rubinetto o una valvola e trovarlo bloccato? In barca non deve succedere. Questa valvola appunto è stata creata e chiamata antiblocco per le problematiche che ci avevano fatto notare gli utilizzatori delle valvole che tendono, se non vengono utilizzate, a bloccarsi.
Il motivo è un po' semplice, perché la valvola normale, il meccanismo è completamente immerso e a contatto con l'acqua di mare, quindi l'ambiente è molto aggressivo. Quindi noi cosa abbiamo cercato di fare? Distaccare l'acqua dal contatto con il meccanismo, inserendo una membrana protettiva che quindi isola completamente il meccanismo della valvola. Questa è una presa a mare, viene installata sotto lo scafo, forandolo, e porta l'acqua verso il circuito di raffreddamento del motore. Se si rompe, la barca affonda. Ora capite l'importanza di questo componente? Questi prodotti sono nascosti, sono una parte integrante della sala motori, della sala dove ci sono i generatori, la sala dove ci sono i desalinatori e così via. Sono dei manufatti in bronzo di solito e sono le prese a mare, le valvole, i filtri, tutto ciò che va, che convoglia l'acqua di mare verso i motori, i generatori, i desalinatori e così via. Quindi sono tutte quelle parti che devono essere utilizzate, devono funzionare bene, sono in quella parte sensibile dello scafo dove l'acqua dall'esterno entra all'interno. Quindi siamo nella breccia dello scafo, in quello che forse è uno dei punti più pericolosi di un'imbarcazione. Che cos'è questo oggetto? Un filtro per l'acqua di raffreddamento di grandi motori. E per quelli più piccoli? Questo è uno dei nostri filtri della serie Mediterraneo, l'articolo 1162, è uno dei nostri cavalli di battaglia. Questo è una misura piccola del 3/4, è un filtro che può andare sia per i motori principali, per imbarcazioni più piccole, attorno ai 10 metri o anche meno, dipende dal tipo di motore, o ai generatori o per i desalinatori. Dietro al nostro prodotto c'è ricerca e sviluppo, c'è un continuo investimento in macchinari, c'è un continuo investimento soprattutto in software che ci aiutano a disegnare, ci aiutano a raccogliere dati dalla produzione, ci aiutano a prendere le decisioni. Negli ultimi anni la Guidi ha investito tantissimo in questi aspetti, quindi abbiamo approfittato di Fabbrica 4.0, abbiamo approfittato di ricerca e sviluppo proprio per aiutare un'azienda relativamente piccola a crescere sempre di più, anche e soprattutto in quello che è la tecnologia. Io ho conosciuto la maggior parte dei clienti esteri a Genova, diciamo a livello europeo inizialmente. Diciamo che sono clienti che tutt'oggi abbiamo, che è una cosa bellissima. Cambiano le generazioni anche lì, cambiano i personaggi, però le aziende ci sono sempre. Se utilizzi un prodotto e ne sei soddisfatto, è chiaro che la gente fra di loro si conoscono, parlano. Tutto nasce dal prodotto. Abbiamo sempre puntato su quello che è la qualità con la Q maiuscola, senza abusare di questa terminologia che purtroppo negli anni ci si è tutti un po' sporcati troppo la bocca ed è diventata una parola quasi impronunciabile. Però è la nostra base, i nostri clienti lo sanno, i nostri fornitori lo sanno. Siamo molto esigenti sia all'interno che all'esterno, scegliamo le materie prime migliori che ci sono sul mercato. Seguiamo i nostri fornitori nel cercare che rispettino i nostri standard e noi rispettiamo gli standard dei nostri clienti. Diamo un prodotto che deve essere quasi dimenticato, è un prodotto che è nascosto, non si vede. Molto spesso, anzi quasi sempre, l'armatore non sa neanche che esista o comunque sia è un qualcosa che è scontato che ci sia. E dato che è scontato, non deve dare problemi. E questo è il nostro fiore all'occhiello. Non siamo solo nel mercato dello yachting e del diporto, ma siamo anche nel settore del lavorativo, i pescherecci, le navi mercantili, imbarcazioni da lavoro. Quindi anche loro, forse ancora di più del diportista, hanno bisogno di un prodotto durevole, un prodotto che dia sicurezza. L'azienda ha 13 brevetti, più qualcuno che è ancora nascosto. Un'altra
zona della nostra produzione, l'area con i centri di lavoro, dove andiamo a lavorare le fusioni più grandi e dove facciamo gran parte dei nostri filtri. Questi quindi vengono inseriti in dei morsetti che abbiamo comunque creato noi, e lì avviene tutta questa lavorazione in più parti del pezzo per poterlo tirare giù. Abbiamo inserite 6 macchine per il collaudo, perché noi tendiamo a collaudare praticamente tutta la nostra produzione. Ci sono sia macchine ad acqua che macchine ad aria, macchine pneumatiche, e con queste, avendo appunto quelle pneumatiche inserite negli ultimi 2 anni, riusciamo anche lì a essere più produttivi e a ritrovare anche il difetto più critico. Guidi è sinonimo di elevata qualità, ma la qualità costa. Quanto? Su un'imbarcazione del valore di 1,5 milioni, 2 milioni di euro, un 20 metri, il costo complessivo di tutta l'impiantistica idraulica in bronzo è di circa 2.500-3.000 euro, il valore di un copriletto di lusso. Ma mi sembra che questi componenti abbiano una funzione un po' più importante. L'azienda ha preso spunto da Agenda 2030, dove si parla della sostenibilità, di quello che deve essere la sostenibilità, di quello che deve fare la persona, la gente, le industrie riguardo a quello che ci circonda. Io ho sempre parlato di sostenibilità chiamandola rispetto. Rispetto per noi stessi, rispetto per chi lavora con noi, rispetto per chi ci circonda, per il territorio, per il pianeta. Quindi la grande parola per me è rispetto. È una famiglia, questo posso dire. La Guidi è una famiglia. Da soli, mi creda, non si fa nulla. Devi avere la possibilità di continuare con delle persone che siano all'altezza della situazione, ma soprattutto che siano dei lavoratori, che capiscano quello che fanno. E la cosa per me importante è che con queste persone ti trovi bene, puoi fare un dialogo in qualsiasi momento, puoi approfondire gli argomenti. E niente, che posso dire altro? Mi piace così. Tutte le mattine, ma non solo i giorni, il sabato, la domenica, devo dire il mio rammarico in ogni caso per quanto riguarda i figli è di averci giocato poco con loro quando erano bambini. E questo mi dispiace tantissimo. Però me li godo oggi perché sono all'interno. E questo è bellissimo, veramente.